Inter, Jiang perde la causa negli USA, ora dovrà sottoporsi al test del debitore. La stagione calcistica dell'Inter di Jiang si è conclusa con la sconfitta in finale di Champions League per mano del Manchester City. Per il presidente nerazzurro quella legale invece è ancora in atto. Continuano infatti i procedimenti nei suoi confronti per la causa sui 300 milioni non pagati a China Construction Bank, Asia Corporation, CCBA. Nei mesi scorsi, i creditori si erano mossi negli USA per ottenere informazioni sui rapporti tra l'Inter, Jiang, Goldman Sachs e Oaktree. CCBA aveva chiesto al Tribunale degli Stati Uniti il permesso di notificare citazioni in giudizio a diverse istituzioni finanziarie newyorkesi, tra cui Goldman Sachs, Oaktree Capital Management e Bain Capital, per poterne sapere di più sul club e sui suoi rapporti con il gruppo Suning. Un permesso accordato. Come riportato da Calcio e Finanza. Nei giorni scorsi, infatti, la Corte del Tribunale del Distretto Sud di New York ha respinto il ricorso presentato da Jiang e dai suoi legali, che dunque dovranno fornire l'accesso alla documentazione richiesta da CCBA. Non tutta, però. Nella sentenza, la Corte sottolinea che l'istanza di Jiang e Suning di annullare del tutto le citazioni in giudizio è infondata, ma concedendo che le citazioni in giudizio sono eccessive. Tra i documenti richiesti, CCBA voleva accedere anche a quelli a partire dall'1 gennaio 2015 e su situazioni svariate, come le potenziali trattative per la cessione dell'Inter. Per dirimere la vicenda sono state fissate 3 udienze nei prossimi mesi tra Hong Kong e Milano per 3 diversi procedimenti. Si partirà il 10 luglio a Hong Kong con quello che viene chiamato Debtor Examination, esame del debitore. Come si legge nei documenti depositati negli USA dai creditori, Jiang sarà interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza con cui è stato obbligato a ripagare gli oltre 300 milioni di debiti. Dovrà anche produrre qualsiasi libro o documento in suo possesso o potere relativo ai suoi beni e alle sue passività. Il 12 luglio, invece, al Tribunale di Milano ci sarà la prima udienza dopo la richiesta degli istituti bancari di procedere con l'azione esecutiva della sentenza, facendosi di riconoscerla anche in Italia. Se il verdetto di Hong Kong fosse riconosciuto anche in Italia, gli istituti bancari cinesi creditori potrebbero mettere le mani sugli asset del presidente dell'Inter. Un'ultima causa è quella depositata in sede civile che richiede l'annullamento del verbale del consiglio di amministrazione del club nerazzurro, con il quale si stabilisce che Jiang non riceve compensi per il suo incarico di presidente. Per questa vicenda, il 12 settembre sarà tempo di seconda udienza, dopo la prima svolta ad aprile.